Salve, benvenuti a tutti, benvenuti alla Conferenza Nazionale di Statistica, la 14ª, benvenuti a questo webinar sulle Trusted Smart Statistics, una importantissima, in questo momento una strategia fondamentale per tutti gli istituti nazionali di statistica, ma non solo per il nostro, ovviamente a livello europeo e ancora di più a livello internazionale. È dal 2013 che il sistema statistico europeo si è posto il problema della gestione nell'ambito delle statistiche ufficiali dei big data e nel 2018 con il memorandum di Bucarest si è dato una strategia comune per le smart statistics, ma di più le trusted smart statistics. Le smart statistics sono un superamento dei big data in senso stretto perché sono la fase più matura in cui questi dati vengono implementati ordinariamente nei processi di elaborazione e di diffusione e comunicazione della statistica ufficiale, ma quella premessa trusted è fondamentale perché dice a tutti che il sistema statistico europeo non si accontenta dell'acquisizione e elaborazione di tutti questi enormi giacimenti di dati potenziali, ma lo farà con la qualità che è necessaria al sistema statistico europeo e lo farà chiedendo fiducia, dando fiducia. Lo farà naturalmente tutelando la privacy dei cittadini e tutelando anche il segreto statistico che è a fondamento della statistica ufficiale. Dunque, in questo webinar abbiamo interlocutori dalla comunità scientifica perché è un partner importante per questa fase della statistica ufficiale. Abbiamo interlocutori da un'agenzia nazionale particolarmente rilevante nel nostro paese, che è l'Agenzia delle Entrate. Abbiamo un relatore da Eurostat, che è l'Istituto di Statistica dell'Unione Europea, proprio perché questo è un progetto, anzi, di più, è una strategia che accomuna gli istituti di statistica di tutti i paesi dell'Unione. Trusted Smart Statistics, abbiamo detto, è una fase più matura rispetto alla elaborazione dei big data. Stiamo parlando di una fase in cui non solo dovremo far entrare a regime i big data nella produzione delle statistiche ufficiali in vari momenti a supporto delle statistiche ufficiali o anche come output. In molti paesi sono stati avviati quelli che si chiamano experimental statistics, quindi abbiamo cominciato a rilasciare già da tempo anche in Italia statistiche sperimentali che si basano sui big data. E però c'è anche un'altra frontiera che è quella delle statistiche, delle smart surveys, cioè delle statistiche con la collaborazione diretta dei cittadini, che potranno fornire in tempo reale, quindi più velocemente possibile, dati sulla loro, in quel momento, sui loro comportamenti, sulle loro scelte, su quant'altro, sui loro movimenti. E questo è un passo che necessariamente porterà alla identificazione di metodi, tecniche e procedure. Nuovi metodi, tecniche e procedure per la statistica ufficiale, perché, come dicevo all'inizio, per noi la componente trust è fondamentale, quindi la fiducia e la qualità della statistica ufficiale non possono assolutamente arretrare in una situazione così complessa come quella delle smart statistics. Abbiamo una sessione molto, molto interessante. E quindi io do la parola ad Alessandra Righi per illustrare quello che si sta facendo all'Istat e quelle che sono le prospettive nell'Istituto Nazionale di Statistica.
Molte grazie, Vittoria Buratta, e sono onorata di presentare alla conferenza nazionale questa presentazione che ho predisposto insieme a Monica Scannapieco, che insieme a me coordina il Centro per le Trusted Smart Statistics, che è proprio il luogo dove questo percorso di indirizzamento verso l'uso dei big data nella statistica ufficiale si sta avviando e continuando nelle esperienze che erano già state intraprese. E, ho predisposto queste slides per facilitare il nostro discorso. Parleremo appunto brevemente del percorso dell'Istat nel quadro europeo di avviamento di queste attività. Daremo una breve definizione di Trusted Smart Statistics che Vittoria Burata ha già introdotto e poi presenteremo il nuovo sistema di produzione delle Trusted Smart Statistics in Istat e concluderemo appunto con la presentazione della roadmap per la produzione di queste statistiche pluriennale che dà il senso dell'impegno che l'Istituto sta profondendo. Questa slide vuole indicare, diciamo, il grado di attivazione che l'Istituto nazionale ha dato a seguito degli interventi, prima con lo Scheveningen Memorandum on Data in Official Statistics nel 73, con i successivi presidenti che hanno voluto approcciare il problema dell'ingresso dei big data nella statistica ufficiale attraverso la creazione di alcune commissioni importanti che hanno messo insieme gli statistici, gli operatori del settore e gli accademici per capire come questo ingresso doveva essere fatto. Un primo documento nel 2015 fu la roadmap per l'adozione dei big data nella statistica ufficiale, ma successivamente, venendo più di recente, dopo il Bucharest Memorandum sulle Trusted Smart Statistics, si è cominciato sempre più a indirizzarsi verso questo concetto che vediamo esplicitato con questi due termini, smart statistics che fa riferimento a sistemi di produzione statistica multifonte e multi-output che usano tecnologie innovative e sono volte ad integrare in modo flessibile le nuove fonti dati con indagini tradizionali o con fonti amministrative. I nuovi dati sono spesso generati come sottoprodotto di processi con un'elevata qualità e contenuto tecnologico e l'affidabilità delle statistiche, richiamata appunto nel trusted della definizione, è legata all'istituzione che le produce e al rispetto che essa dà alle norme e alle norme giuridiche, ma anche a quelle che presidiano i trattamenti, in un senso di trattamento dati e di privacy, e alle infrastrutture che permettono appunto il loro trattamento. Naturalmente lo sviluppo di questo sistema necessita di consistenti investimenti sia in infrastrutture sia soprattutto in acquisizione di nuove competenze che devono essere di natura multidisciplinare perché vengono messe insieme competenze di tipo tecnologico, metodologico ma anche tematiche. Dove siamo in questo momento? Siamo al passaggio dalla fase cosiddetta di playground, quella appunto dove abbiamo cercato di sfruttare e capire le potenzialità e i limiti delle fonti big data e di testare con vari pilot i metodi necessari a trattarle ad una fase di utilizzo cosiddetto maturo. Per questo stiamo cercando di costruire all'interno dell'istituto un nuovo sistema di produzione. Sono state appunto messe a punto già alcuni prodotti che sono stati realizzati attraverso l'uso di Big Data e vengono presentati sul sito dell'Istat nella collana Statistiche sperimentali che vi invito a visitare.
Gli obiettivi del nuovo sistema di produzione sono ovviamente produrre Trusted Smart Statistics per arricchire l'informazione disponibile già in Istat con informazioni di diciamo, enorme, maggiore tempestività e granularità territoriale potenzialmente e anche potenzialmente capaci di accogliere nuovi fenomeni non finora misurabili e soprattutto che, come vedremo anche in un prossimo intervento, consentono una maggiore partecipazione dei cittadini ai processi di produzione. Questo nuovo sistema che va creato diciamo, si deve integrare con l'infrastruttura esistente che diciamo, produce le statistiche ufficiali e prevede nuove forme di collaborazione interne ed esterne in modo da condividere le conoscenze e le infrastrutture a disposizione. La governance è stata scelta per questo processo e si è dotato l'istituto di uno steering committee interno che è responsabile del processo di analisi statistica delle TSS e formula le decisioni oltre ad individuare la domanda. E poi è stato costituito un centro per le Trusted Smart Statistics, che è un organismo agile, interdipartimentale, di natura tecnica e metodologica, ma anche che si occupa della messa in produzione delle TSS e collabora diciamo, con tutte diciamo, le strutture dell'Istat dove vengono realizzate di fatto queste produzioni. Questo è stato scelto perché permette di sfruttare al meglio l'interdisciplinarietà delle competenze e di superare la frammentazione. I compiti di coordinamento del Centro per le TSS sono quelli di predisporre e monitorare la roadmap triennale, che adesso vedremo, di sperimentare, industrializzare e mettere in produzione le TSS e progettare e realizzare e ingegnerizzare il nuovo sistema con investimenti attraverso gli investimenti trasversali. Non ultimo, un compito importante di sviluppo delle partnership per diciamo, creare una rete di stakeholder intorno a questo processo di costruzione che deve essere appunto collaborativo. Il primo documento strategico che è stato realizzato è la roadmap per la produzione delle TSS dal 2021 al 2024 che vado a presentare. Si è realizzata una riflessione strategica per individuare i nuovi output da realizzare con i big data e ai quali sono stati associati obiettivi e azioni da porre in essere in tema di investimenti IT e metodologici, di processi organizzativi da rendere operativi e soprattutto di partner e regole connesse alle partnership per garantirne la realizzazione. La selezione dei progetti prioritari ha coinvolto tutto l'istituto e si è consolidata quando i direttori hanno selezionato i prodotti che sono stati scelti per la realizzazione. Questi progetti sono stati prioritizzati sulla base di 20 criteri decisionali su quattro domini che sono stati l'arricchimento per la produzione statistica, gli avanzamenti metodologici e tecnologici, ma anche in termini di raccolta dati e quindi anche organizzativi. Come ha cominciato a raccontare Vittoria Burata, le fonti che sono state scelte sono state classificate in cinque tipologie e per ogni tipologia sono stati individuati progetti che sono articolati su più anni, dalle smart systems, che sono quei sistemi di rilevamento e controllo per l'analisi o le decisioni che le imprese private usano per monitorare i propri processi e quindi fanno riferimento a fonti quali i sensori, le immagini satellitari. Oppure web intelligence, che è l'utilizzo di tecniche di estrazione dati dai siti web per mezzo di software che simulano la navigazione umana o l'intelligenza artificiale. Le web relation, che sono i dati che provengono dalle app e quindi diciamo, sulle relazioni che avvengono online attraverso i social media. Le smart personal data, che sono quelli che vengono generati dalle azioni che i soggetti compiono online, diciamo, sulle
le loro transazioni, e quindi fanno riferimento a transazioni elettroniche oppure prenotazioni su siti, sulle piattaforme e quindi anche altri tipi di transazioni sulle piattaforme. E le smart survey abbiamo sentito prima che sono le indagini anche tradizionali che però vengono ridefinite, ripensate per combinare modalità diverse di raccolta con tipi di trattamenti. Anche dei dati generati da multifonte che poi devono precipitare appunto nella elaborazione dei risultati. Ecco quindi che vado a presentare i 9 progetti che sono stati scelti per la loro realizzazione nel 2021 e che vedete fanno riferimento a 4 delle fonti che abbiamo citato. Sono in particolare riferiti per lo più i 4 su dei 9 progetti sono riferiti al web intelligence, quindi allo sfruttamento delle potenzialità della raccolta dati attraverso i siti. Brevemente qui sono riassunti i progetti con i loro obiettivi. Il primo di questi progetti è quello, diciamo, che realizza attraverso l'uso di scanner dati una raccolta integrativa per i prodotti di grocery al fine del calcolo dell'indice dei prezzi al consumo. Sempre riferito ai prezzi c'è un arricchimento invece con tecniche di web scraping derivante diciamo, per alcune categorie merceologiche, quali apparecchi elettronici di consumo, oppure farmaceutica e altre che sono in via di integrazione. Poi invece c'è un progetto sulla stima, la misurazione della lunghezza delle carreggiate e dei punti di traffico con informazioni da una fonte Big Data che è OpenStreetMap, che spesso viene utilizzata da chi viaggia e che servono al miglioramento degli indicatori sull'incidentalità stradale e che vengono appunto messi in relazione a queste informazioni per dare stime più puntuali dell'incidentalità. E un altro progetto importante è quello sullo sfruttamento di una fonte, quella delle pubblicazioni di Autoscout, della pubblicazione Autoscout, per la stima del chilometraggio medio percorso dai veicoli oggetto di vendita e di altre informazioni statisticamente rilevanti che vengono messe a confronto con quelle presenti nel pubblico registro automobilistico e si cerca di comprendere se si possano integrare queste due fonti ai fini, diciamo, di una migliore comprensione anche qui del parco veicolare esistente. Altre informazioni che vengono rilevate attraverso il web scraping sono quelle che fanno riferimento alla dimensione Smart Specialization Strategy delle imprese, che è un prerequisito fondamentale per l'accesso ai nuovi fondi strutturali di investimento europei, e invece quella sull'utilizzo delle informazioni derivanti dalle offerte di lavoro online per la calcolo di nuovi indicatori ad alta frequenza, anche giornalieri, settimanali, dei posti offerti dalle imprese e degli skill ricercati. Inoltre c'è il progetto che è già da qualche anno in produzione di un indice ad alta frequenza sul sentiment dei twittatori riguardo la propria situazione economica personale e generale. Sempre i social media, ma a questo punto più fonti, Twitter, Facebook, Instagram e blog, vengono utilizzati invece da un altro progetto per la produzione di misure relative alla violenza di genere e agli stereotipi sulle donne, sostanzialmente. Transazioni elettroniche di pagamento invece vengono utilizzate per migliorare le previsioni, la performance delle previsioni di indicatori importanti macroeconomici quali il commercio e l'e-commerce e i consumi delle famiglie, ma anche in prospettiva per il miglioramento di stime sul conto satellite del turismo e sull'economia sommersa. Molto brevemente, la roadmap prevede investimenti anche nuovi investimenti anche a partire dal 22
Vediamo che entrano in gioco in questa fase l'utilizzo di immagini satellitari per la copertura dei suoli, lo studio appunto della copertura dei suoli, la riforestazione, ancora scanner data, ancora no, ed entrano in gioco anche le statistiche sul trasporto navale con l'uso di questo Automatic Individuation Systems, che sono sopra, diciamo, sopra le navi e che consentono appunto la rilevazione da remoto. Non ultimo, per importanza, è l'arricchimento del registro ASIA con informazioni derivanti dal web scraping dei siti di impresa e appunto uno studio sulle classificazioni emergenti in termini di settori economici attraverso sempre e l'informazione dai siti. Entrerà in gioco un importante progetto di una scala europea che riguarda l'utilizzo delle piattaforme Airbnb, Booking, eccetera, per le spese e l'offerta turistica e vorremmo realizzare anche uno studio sulla digitalizzazione al fine di trovare delle misure sull'uso delle transazioni digitali elettroniche all'interno della pubblica amministrazione. Scusate, sono andata troppo avanti. Negli anni successivi, 23 e 24, entrano in gioco la telefonia mobile, che richiede, diciamo, un impegno in termini di avvicinamento molto grande, perché le capacità di cogliere le definizioni della statistica ufficiale sono molto complesse, e compare l'uso congiunto di più fonti, smart server, ma anche, diciamo, telefonia, sensori e immagini, come vedete, per le statistiche sulla mobilità e la mobilità sostenibile, e anche per lo studi, diciamo, sull'uso di internet per i giovani. Quindi, in conclusione, vorrei appunto riepilogare dicendo che siamo entrati in una fase di passaggio, quindi quella di passaggio di uso maturo dei big data all'interno delle statistiche ufficiali. C'è un centro che è quello per le TSS che presidia questo innovativo settore di produzione, ma l'importante è allargare la sfera di azione sia in termini di nuove fonti che vengono approcciate, sia di partnership che vengono concluse per poter potenziare questo processo. Occorre creare intorno al progetto una rete vera e propria di stakeholder pubblici e privati interessati a accompagnare questo percorso e a scambiare con noi le loro conoscenze. E occorrono importanti investimenti in ricerca e sicuramente con la collaborazione di privati, ma anche dell'Accademia e degli enti di ricerca. Quindi, per lo sviluppo del nuovo sistema di produzione è importante, diciamo, la collaborazione per l'innovazione. Molte grazie. Grazie Alessandra, è stata una carrellata veloce ma assolutamente impressionante su quello che l'istituto in questo momento ha organizzato. Ci siamo dati una struttura, ci siamo dati un piano per lo sfruttamento e per la costruzione di nuove smart statistics. E ci siamo dati un obiettivo di collaborazione e di partnership, perché questo è veramente un campo in cui si deve attivare una collaborazione molto stretta con quelli che sono anche i fornitori privati, perché molti di questi big data, di questi giacimenti, sono ospitati presso partners privati. Ora, per andare avanti su questo terreno, ascolteremo il professor Bison dell'Università di Trento, che ci parlerà di un'altra dimensione fondamentale, che è quella della citizen science, e cioè quella in cui i cittadini in qualche modo diventano collaboratori attivi della costruzione di statistiche. Professor Bison. Grazie della
dell'invito estremamente gradito, grazie anche alla dottoressa Scannapieco che è stata così gentile da invitarmi a questa sicuramente importante sessione per quanto riguarda il rapporto o comunque l'evoluzione dell'indagine in quanto tale. In questo caso io parlerò di un sottoinsieme che è legato agli aspetti di una nuova piattaforma per raccogliere dati dai soggetti che noi rileviamo. Quindi il passaggio di fondo che noi abbiamo e che vi introdurrò è semplicemente iniziare con il parlarvi di questa app che abbiamo sviluppato a Trento, per poi darvi un paio di esempi e concludere ovviamente con uno dei tantissimi problemi che ci sono, che ovviamente è quello del portare le persone a essere attive e a partecipare all'indagine. Se noi pensiamo negli ultimi 100 anni, l'unica grande innovazione è stata quella di sostituire l'intervistatore o il caro vecchio postino che portava la busta con il questionario con internet e il questionario cartaceo con di fatto semplicemente una sua versione elettronica. Ovviamente chi lavora con questi strumenti sa benissimo quali sono i limiti nella possibilità di osservare le persone nel momento in cui gli eventi avvengono e quindi il problema è sempre stato quello di avere un dato parziale. Con l'avvento dello smartphone, quello che abbiamo è, potremmo dire, un cambio di prospettiva. Diventa quello che potremmo dire una nuova stazione di osservazione, che è sia attiva sia passiva. Attiva perché permette di interagire con l'intervistato e passiva perché comunque ha al suo interno, attraverso sensori, attraverso strumenti vari, sicuramente la possibilità di fornirci una grande quantità di dati. Dati che sono diversi da quelli che abbiamo finora conosciuto. In questa prospettiva, nel 2015, con un gruppo di informatici del Dipartimento di Informatica dell'Università di Trento, siamo partiti con l'idea di costruire un'app che avesse la caratteristica di essere sì un sistema per raccogliere sensori, per catturare informazioni ai sensori, ma anche un sistema che permettesse di interagire con l'intervistato, con chi veniva rilevato. Perché? Perché l'idea di fondo è quella che l'utente non è solamente fonte di informazione, ma è anche produttore di informazione, ovvero sia rientra in quell'idea di citizen science che ha fatto riferimento prima la dottoressa Buratta. L'idea è quindi di avere un sistema integrato che raccolga sia dati dal soggetto, ma che permetta al soggetto di produrre esso stesso dati in qualche modo, in qualche forma. Questa app che si chiama iLog ha alcune caratteristiche quando è stato sviluppato. La prima ovviamente è quella di indagare il contesto spazio-temporale nel quale i soggetti si trovano a interagire attraverso i sensori, sia hardware che software del telefono, a cui ultimamente abbiamo aggiunto anche la connessione con lo smartwatch e con la possibilità di aggiungere poi altri wearable che sono disponibili e che possono essere connessi con la cosa. Perché? Per aumentare notevolmente la possibilità dei sensori che possono essere utilizzati e quindi dati raccolti. Accanto a questo ovviamente abbiamo altre possibilità che sono oltre GPS, Bluetooth, e queste cose, anche la possibilità di scattare foto e audio. La seconda era quella di garantire l'interazione con i soggetti, ovvero sia permettendoci di non solo chiedere loro di compilare dei questionari, un classico esempio sono i time diary, ma anche quello di assolvere compiti come ad esempio fotografare oggetti o situazioni come scontrini della spesa oppure luoghi specifici, oppure chiedendo loro di confermare dati rilevati da sensori attraverso modelli di machine learning. La terza dimensione è aumentare o implementare la multimodalità, ovvero sia noi abbiamo contemporaneamente sia dati che provengono da sensori, sia dati che provengono da dati amministrativi e sia dati
che provengono ovviamente da dati autosomministrati. Questi insiemi di dati ovviamente devono essere integrati tra di loro, e garantire l'integrazione non è cosa semplice. Averla vuol dire non solo standardizzare, ma anche migliorare la qualità stessa dei dati. Gestire il tempo, fondamentale. Come ho detto precedentemente, con le vecchie indagini noi quello che facevamo era scattare una fotografia o una serie di fotografie. Con i nuovi strumenti noi possiamo girare un vero e proprio film. In questo caso vuol dire che integrare il tempo nella rilevazione vuol dire poter osservare istante per istante un soggetto, ma anche osservare o scattare una foto in un preciso istante attraverso un insieme di soggetti. Immaginate di poter a questo momento lanciare un segnale e chiedere a tutti quanti le persone di scattare una foto di dove si trovano. Oppure chiedere a lui di dirci quando accadono determinati eventi, rilevarci la cosa. Per esempio, che ne so, chiedere che quando incontrano un rack per mettere le biciclette, scatti una foto. Questo ci permetterebbe di sapere dov'è posizionato, quante biciclette ci sono, in che ora ci sono e queste cose. Ovvero sia, gestire il tempo, ma anche essere facilmente configurabile e estremamente flessibile nella configurazione per le possibilità della. Ovviamente tutto quanto questo doveva e deve e salvaguarda privacy etica, rendendo sia gli utilizzatori fondamentalmente consapevoli che l'app sta raccogliendo dati, sia ovviamente implementando complesse misure di sicurezza e in conformità al GDPR. In modo schematico potete pensare a questa piattaforma che si compone di due parti. Una prima parte centrale, che è quello che è il back-end, che è di fatto il raccoglitore di dati che può trovarsi o su un server o sul cloud, e che ha il compito di ha due compiti. Uno ovviamente è quello di garantire che l'acquisizione dei dati avvenga in modo corretto, e l'altra è quella di interagire con la seconda parte, che la seconda parte è l'app vera e propria che si trova invece sullo smartphone, che a sua volta si divide in due parti. Una parte che è legata all'acquisizione di dati da sensori, come vi ho detto, sia interni che esterni, e l'altra di interazione con quello che invece è l'utente. In questo caso attraverso due modi. Uno è quello mandando notifiche, chiedendo di fare determinate cose, rispondere a determinate domande, oppure quello di permettere al soggetto di autonomamente interagire con l'app e fornire informazioni attraverso challenge. Come dicevo prima, uno degli esperimenti è stato quello di chiedere, legato a un problema di mobilità, ai soggetti che quando trovavano dei rack per depositare le biciclette li fotografassero. Ovviamente la struttura in questo caso avviene, il controllo della cosa può essere sia da remoto sia da locale, ovvero sia remoto vuol dire che è il server a inviare agli smartphone la comunicazione, che l'interazione, quindi la notifica al soggetto, oppure può essere resa locale, quindi è automaticamente all'interno dello smartphone che questa cosa avviene. La profonda differenza è ovviamente quella che, mentre quella da server permette di essere pilotata e modificata anche durante il processo di rilevazione, quella invece locale richiede una reinstallazione dell'app. Questa app, tanto per capirsi, si trova su Google Play Store ed è facilmente scaricabile dai soggetti. Ovviamente poi per attivarla servono tutte un codice di accesso, di attivazione, che è quello che viene attribuito all'indagine. Giusto per darvi un'idea di quelle che sono le interazioni che noi possiamo avere, in questo caso questa è l'ultima indagine di cui vi parlerò tra un attimo, che stiamo facendo in giro per il mondo, ed è un time diary. In effetti sono tre time diary. Il primo è un time diary che parte e viene chiesto al soggetto al mattino alle 8 e alle 10 di sera, di fatto cosa? Come ha dormito? E come si aspetta la giornata, e alla sera come è stata la sua giornata, e una serie di informazioni dove il soggetto può di fatto digitare i commenti della cosa. La seconda è invece un vero classico standard time diary,
In questo caso è un time diary che nell'indagine per 2 settimane è stato somministrato ogni mezz'ora, mentre nelle seconde 2 settimane veniva inviato ogni ora. Come vedete, la struttura è quella del cosa stai facendo come prima cosa. L'elemento di fondo qua è che per alcuni item, alcune attività si aprivano altre finestre per andare a indagare ulteriormente elementi specifici della cosa legati al food, legati al movimento, legati alle attività sportive. La seconda parte ovviamente è con chi sei e dove sei, e anche in questo caso ci sono una serie di elementi che possono essere utili e complementare poi la parte GPS. C'è un'altra parte che è quella relativa a come sai. Come vedete qua stiamo usando delle emoji. Perché? Perché durante una delle tante indagini che abbiamo fatto abbiamo scoperto che gli studenti avevano difficoltà di collegare un numero a un'emozione. E quindi in qualche modo abbiamo implementato delle semplici emoji per permetterci di fare, per migliorare la qualità di raccolta dei dati. Ovviamente l'ultimo time diary è un time diary che appare solamente in alcune ore del giorno, che è questa parte qua, e che di fatto indaga ulteriormente sulla parte food e in questo caso sugli snack fatti dai soggetti. Ovviamente quello che abbiamo ulteriormente è la parte sensori. Qui vedete la lista dei sensori che abbiamo attivato in questa ultima indagine. Qua li possiamo dividere in due sensori o big sensor che producono una grandissima quantità di dati perché vengono rilevati con una scansione di 20 volte al secondo, tipo l'accelerometro, il giroscopio e così via, e altri sensori che invece sono o sensori software o sensori hardware, che di fatto hanno frequenze più basse nella cosa. Ovviamente, cosa ce ne facciamo di questi dati? Perché, come ho detto prima, sono dati che di fatto sono diversi da quelli che finora noi abbiamo avuto e che hanno una natura diversa. Perché? Perché ci permettono di muoverci secondo una dimensione dal micro al macro, senza soluzioni di continuità, zoomando di fatto tra l'individuo e le azioni, le singole azioni dell'individuo e l'intera popolazione. In questo caso quello che vedete è una rilevazione fatta, un soggetto rilevato, e quello che succede in una sua giornata. Considerate che noi abbiamo il film e quindi abbiamo tutte le giornate del soggetto, ma in questo caso è cosa stai facendo, dove sei, con chi sei. Io posso vedere ogni mezz'ora questo soggetto cosa sta facendo, dove si trova, con chi è e ovviamente come cambia il suo mondo. Ma non solo, questa è la parte time diary, ovviamente posso integrarla con la parte, per esempio, del GPS. Questi qua sono dati che provengono collegando il GPS, anche per motivi di privacy, a OpenStreetMap, cui si è fatto riferimento prima. In questo caso possiamo catturare i luoghi e a questo punto integrare questo tipo di dati, ovvero sia fare quella che potremmo chiamare una etnografia con strumenti digitali. Ma ovviamente questo riguarda i singoli soggetti. Ma noi possiamo passare alla popolazione. In questo caso c'è un'indagine, l'ultima che stiamo conducendo, che è un'indagine che riguarda un progetto internazionale, Horizon, che dal nome Winnet, che nasce con idee completamente diverse. È un sistema sviluppato vogliono sviluppare gli informatici per mettere in interazione le persone, ossia trovare la persona che meglio possa rispondere alle necessità del soggetto. Ovviamente il centro è la diversità, diversità intesa come non solo colore della pelle, genere, che sono cose che sono di scarso interesse per questa cosa, ma bensì sviluppare quelle che sono le vere e proprie interazioni basate su competenze, stili di vita, preferenze e queste cose qua. Per questo il team è un team internazionale che vede sia università e centri di ricerca europei, sia università che provengono dal resto del mondo come Paraguay, Messico, Mongolia. E ovviamente
il ruolo che noi avevamo, cioè uno dei problemi era come catturare questa diversità, quindi come catturare le informazioni legate al soggetto, le sue routine, le sue abilità. Quello che è stato pensato è quindi di fare una rilevazione utilizzando sia strumenti tradizionali, quindi questionari, sia attraverso l'app iLog, per permetterci di catturare queste cose. In questo caso, come vedete, sono varie indagini che abbiamo fatto. Siamo partiti con 5 indagini fatte tra novembre e dicembre del 2020 in Italia, Mongolia, Danimarca, Inghilterra e Paraguay. Sono seguite successivamente 3 indagini fatte in Cina, India e Messico tra settembre e ottobre di quest'anno, e attualmente abbiamo appena terminato altre 3 indagini fatte su Italia, Mongolia e Paraguay sugli stessi soggetti che avevamo intervistato l'anno scorso con la prima rilevazione. Perché? Perché ovviamente eravamo interessati a capire come sono cambiati i comportamenti. I dati che vedete sono dati legati alle prime 5 rilevazioni. In questo caso abbiamo contattato 14.000 studenti, sono state intervistate complete 8.000 persone di 130 nazionalità, 630 ovviamente per i limiti economici, abbiamo limitato la cosa a un numero inferiore di utilizzatori di ILO, le 2+2 settimane. Come vedete, quello che abbiamo è una quantità considerevole di dati, ma anche di qualità dei dati, che andiamo dal 5 oltre 600 mega, avendo raccolto oltre 600.000 eventi in queste indagini, in questi 5 pilot, ai 101 gigabyte per quanto riguarda i 5 big sensor della Terra. Ovviamente il problema di fondo è come far partecipare le cose. In questo caso è stata fatta una struttura dove di fatto un protocollo di ricerca in cui prevedeva questo tipo di rilevazioni, in questo caso sono pagamenti basati sul costo della vita per ogni singolo utilizzatore, premi giornalieri e una lotteria finale. Sfortunatamente in questo caso diciamo che i partner non hanno seguito esattamente la cosa, quindi c'è stata per esempio la London School of Economics dell'UK che ha deciso di non pagarli, di dargli solamente un premio finale. Paraguay invece di dare soldi ha dato ricariche telefoniche, Danimarca, ovviamente Italia e Mongolia ha invece ha deciso di pagare le persone. Il problema è che la Danimarca per esempio ha pagato molto meno del costo della vita. Cosa succede? Vado verso la conclusione. Come potete vedere, a seconda del tipo di incentivo si è modificato il tasso di partecipazione. Non solo il tasso di partecipazione è diverso, ma ovviamente anche la stessa quantità di dati contribuiti è totalmente diversa, tant'è che ovviamente abbiamo che questa cambia durante il tempo. E con questo avrei concluso, vi ringrazio della vostra. Grazie professore, molto interessante e utile anche per cominciare a vedere che cosa accade quando si va sul campo e come ci si deve muovere per avere la collaborazione migliore e più continuativa possibile. Sarà certamente una sfida perché per la statistica ufficiale non sarà semplice né erogare incentivi o altre forme come dire, di premiazione, però possiamo organizzarci con un altro approccio motivazionale. Siamo sempre aperti a collaborare come già stiamo facendo con Monica per questo tipo di cose, grazie, che ci interessano. Grazie, è davvero molto interessante. Dalla citizen science passiamo adesso alla data science. Proprio in questi giorni, il 12 e il 13 novembre si è tenuta un'importante conferenza internazionale sul rapporto tra le statistiche ufficiali e le data science. È una questione che sta ovviamente al centro dell'attenzione anche perché lo sfruttamento di questi giacimenti di big data richiede un approccio
e richiede una metodologia che va ritagliata sulle fonti, e purtroppo le fonti sono tante e non c'è una metodologia univoca per tutti, e quindi è molto importante vedere quali sono le esperienze. E oggi ascoltiamo quello di un soggetto particolarmente importante anche nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale, che è l'Agenzia delle Entrate. E abbiamo Antonino Virgilito. Antonino, a te. Salve a tutti, grazie dottoressa Burata, grazie per l'introduzione e grazie per l'invito. È un enorme piacere per me partecipare alla conferenza e condividere le mie esperienze. La prima volta devo dire che lo faccio in ambito non fiscale, quindi è anche per me un'occasione particolarmente importante, anche oltre perché l'Istat, la sento molto una vicinanza, avendo lavorato per molti anni in Istat. Quindi vi parlerò delle esperienze che stiamo facendo come data scientist in Agenzia delle Entrate nell'ambito del trattamento dei dati fiscali. È una cosa che, come si può immaginare, è un tema molto sentito a livello internazionale, quindi tutte le agenzie fiscali si stanno muovendo nell'ottica di una valorizzazione del proprio patrimonio di dati. L'Agenzia delle Entrate ha cominciato introducendo delle competenze specifiche. Quindi vi racconterò il percorso che stiamo facendo, quali sono state le sfide, le opportunità. E l'idea è quella di soffermarmi sugli aspetti metodologici e sui concetti generali di un tema che mi interessa molto, che è quello della valorizzazione dell'utilizzo dei dati per dare del valore al pubblico. Quindi mi soffermo su aspetti metodologici, non farò riferimento a esperienze particolari, se non diciamo cose che sono già note a livello pubblico, ma cercherò di dare un collegamento soprattutto a quelli che sono gli elementi di trust, di responsabilità che intervengono in questo tipo di lavoro, su questo tipo di dati. Quindi, rapidamente una panoramica sulle funzioni dell'agenzia e come ci innestiamo come data scientist e come si applica la data science in particolare all'analisi del rischio fiscale, alcuni esempi generali di applicazione di tecniche e poi le prospettive che abbiamo in questo caso. Slide veloce che introduce i concetti che poi utilizzeremo. L'Agenzia delle Entrate è un'agenzia fiscale, quindi gestisce tutto quello che ha a che fare con tributi, imposte, quindi riscossione dei tributi, raccolta delle dichiarazioni fiscali, informazione, assistenza ai contribuenti. Poi c'è tutta una parte anche di gestione dei servizi catastali, di studio del mercato immobiliare, di cui non parleremo. Ci soffermeremo su quello che è uno dei core business dell'agenzia, cioè il controllo, quindi il controllo del corretto adempimento degli obblighi fiscali per il contrasto all'evasione fiscale, da un lato, e dall'altro la promozione dell'adempimento spontaneo, quello che in gergo si chiama la compliance. Gli strumenti che l'agenzia ha a disposizione sono i controlli automatizzati, quindi in fase di erogazione dei servizi vengono già effettuati dei controlli, oppure le attività ex post, delle comunicazioni per la promozione della compliance, cioè quelle lettere che vengono inviate in maniera massiva che indicano ai contribuenti degli errori che possono essere riscontrati nelle dichiarazioni a partire da i dati a disposizione dell'amministrazione, dando sempre la possibilità ovviamente al contribuente di intervenire e di spiegare questi errori oppure di adeguarsi spontaneamente. E poi c'è tutta la parte di attività di controllo vero e proprio, quindi le attività istruttorie, le verifiche sul campo che vengono effettuate a livello territoriale, quindi dagli uffici territoriali. Tutto ciò si basa, genera e utilizza una quantità di dati significativa,
Quindi c'è tutta la parte di dati che vengono generati dall'agenzia nell'erogazione del business, quindi, che prende il nome di anagrafe tributaria, quindi le dichiarazioni, le informazioni anagrafiche su codici fiscali e partite IVA, e adesso la grandissima fonte della fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici. Quindi che è stata introdotta a partire dal 2019 e che viene costantemente alimentata poi dall'attività delle aziende e dei cittadini. Oltre a questo raccogliamo dati da fonte esterna, quindi dati da altre amministrazioni. Un'importantissima fonte sono i dati dallo scambio internazionale nell'ambito di convenzioni e di accordi multilaterali a livello OCSE o di Commissione Europea, quindi in particolare a livello OCSE, cioè il Common Reporting Standard, con il quale noi possiamo raccogliere delle informazioni che riguardano i conti correnti, i rapporti finanziari detenuti da residenti in Italia all'estero, e a nostra volta, come Italia, li comunichiamo agli altri paesi. E poi c'è anche l'archivio dei rapporti finanziari, quindi dati comunicati dalle banche italiane. Tutti questi dati hanno chiaramente diversi livelli di accesso e di possibilità di utilizzo, cioè non si incrocia indiscriminatamente tutto. Per esempio, la fatturazione elettronica lo vediamo a livello aggregato, non andiamo nel dettaglio delle descrizioni delle singole fatture. Per l'archivio dei rapporti è in corso l'interlocuzione con l'autorità garante per le modalità di utilizzo per l'analisi del rischio, e parliamo di dati strutturati in formato tabellare per adesso. Quindi valorizzazione di questo patrimonio informativo. L'agenzia ha intrapreso questo percorso a partire dal 2018 con l'introduzione di due posizioni, specificamente data science. L'idea era quella di partire da posizioni senior, quindi sono posizioni dirigenziali, con due profili distinti, profilo statistico e informatico, e nonostante l'inquadramento dirigenziale, in realtà facciamo un lavoro molto, molto operativo. Quindi io sono l'informatico, anche lo statistico a provenienza Istat, il collega Ugo Guarnera. A livello organizzativo la scelta è stata quella di collocare data scientist nel business, quindi nella divisione contribuenti, che è la struttura centrale che si occupa del coordinamento dell'accertamento a livello sia strategico che operativo, quindi eseguendo delle attività di analisi del rischio, e noi lavoriamo a livello trasversale nella struttura centrale, quindi supportando le varie strutture di analisi del rischio nell'ambito del settore che si chiama appunto analisi del rischio e ricerche per la tax compliance, dove facciamo queste due cose, cioè non facciamo solo attività operativa di analisi del rischio, ma anche statistica vera e propria, quindi statistica interna, quindi ricerche sulle attività dell'agenzia. E poi invece una parte che ha un riflesso esterno, che è il contributo alla stima del tax gap, quindi la stima dell'evasione. La strumentazione tecnologica è una piattaforma software che è stata impiantata dalla struttura informatica, che ci consente proprio l'incrocio dei dati, l'interrogazione dei dati in maniera non filtrata da una struttura informatica, ma l'accesso ai dati a livello grezzo, con le limitazioni che ho citato prima. Quindi possiamo accedere a una significativa porzione dell'anagrafe tributaria, e poi facciamo anche trattamento con dei software statistici. L'attività di controllo in generale, quindi quello che si dice che fa l'Agenzia delle Entrate, è incrociare i dati. Quindi mi piacerebbe declinare questo tipo di attività nell'ottica della data science. Chiaramente l'analisi del rischio ha bisogno, per far emergere di situazioni di anomalia, di elementi oggettivamente riscontrabili, quindi quello che si fa è una valutazione di un riscontro
fra i dati che sono dichiarati dal contribuente e gli altri dati che sono a nostra disposizione, quindi quello che si chiama generalmente l'incrocio. Per esempio, riferendoci ai dati internazionali, una cosa che abbiamo fatto nell'ambito dell'attività di promozione della compliance, la verifica della corretta dichiarazione delle attività detenute all'estero, che devono essere dichiarate in uno specifico quadro della dichiarazione rispetto ai dati che ci arrivano ricevuti dallo scambio internazionale. Quello che succede poi, che sembra una cosa facile, poi in realtà quello che succede è che quando si va a fare un incrocio anche molto banale come questo, e cioè, no, frequenti situazioni di falsi positivi dovuti a una quantità innumerevole di eccezioni, casi particolari, a volte nel caso di utilizzo dei dati esterni anche una qualità dei dati non controllabile, non gestita perché è nella natura delle cose, quindi ed è una situazione che chiaramente vogliamo si vuole evitare, perché il contribuente, non vogliamo che un contribuente che ha una posizione regolare riceva una comunicazione, oppure che un ufficio vada a fare un'attività istruttoria non necessaria su una posizione che poi si rivela essere non a rischio. Quindi, come abbiamo declinato come data scientist questo processo? Allora, c'è una fase significativa di preparazione dei dati, quindi di trattamento e di incrocio dei dati a livello micro, con il quale possiamo andare a prendere dei dati che ci consentono di raffinare il livello del rischio, nell'ottica di identificare e rimuovere i falsi positivi, ma c'è una fase importante di analisi statistica nella quale si agisce sulla fonte dati, quindi cercando di identificare le possibili anomalie, i possibili problemi di qualità, quindi sia prima che dopo l'implementazione del criterio di rischio, dopo il quale andiamo a vedere se ci sono, ad esempio, concentrazioni anomale di soggetti positivi. E tutto ciò è un processo iterativo che viene svolto in gruppo tra esperti di business e data scientist. Quindi è un'attività che si va a svolgere nell'ambito di gruppi multidisciplinari. Tutto ciò chiaramente viene fatto con misure molto strette di protezione dei dati, quindi il numero di utenti che possono accedere alle banche dati, noi come data scientist e altri colleghi, è molto limitato. Gli incroci sono circostanziati all'analisi specifica e la circolazione dei dati inclusi nei dataset è limitata, e per questo c'è un forte focus sulla preparazione, proprio per andare a sintetizzare delle informazioni che possono essere sì utili alla valutazione del criterio di rischio, ma magari non devono circolare. Chiaramente il prossimo passo, cioè il passo successivo, parlando di data science, è come viene usata, come può essere usata in questo contesto di questa enorme disponibilità di dati, l'analisi predittiva, quindi machine learning e intelligenza artificiale. Allora, noi dobbiamo avere sempre presenti i vincoli che abbiamo davanti. Quindi non esiste il cervellone fiscale, quindi quella cosa in cui tu metti tutti i dati dell'anagrafe tributaria e magicamente c'è l'algoritmo che misteriosamente tira fuori gli evasori fiscali. Quindi questa cosa non esiste, non può esistere da normativa, da regolamento europeo, perché un atto di accertamento non può essere emanato su una base di una decisione esclusivamente algoritmica, perché il GDPR lo impedisce, quindi non si possono realizzare processi completamente automatizzati con conseguenze legislative dirette. Quindi tutti i processi devono essere mediati da funzionari, quindi da utenti umani che fanno una valutazione e un'istruttoria, e ci dobbiamo preoccupare dell'accuratezza, della rappresentatività e dell'esattezza degli elementi che forniamo a seguito di processi algoritmici. Quindi quello su cui stiamo lavorando, le linee su cui stiamo lavorando, se vogliamo, diciamo, l'analisi supervisionata, quindi la predizione sulla base di dati storici, può essere utilizzata per dare delle indicazioni di priorità
rispetto a contribuenti che sono già magari inclusi in liste di selezione, quindi cercare di indirizzare l'attività in maniera più mirata verso quei soggetti che presentano elementi di rischio, quindi sulla base di indici, questi sì, calcolati algoritmicamente. Scusami, possiamo avvicinarci alle conclusioni? Certamente. Oppure, al contrario, secondo un'ottica, diciamo, non supervisionata, derivare dei criteri di rischio deterministico a partire da pattern che ritroviamo nei dati. In tutto ciò, la cosa fondamentale su cui lavoriamo è il controllo e la prevenzione del bias. Quindi non si fa un'unica platea di contribuenti, un'unica tipologia, diciamo, di evasione, ma si lavora molto su, e anche qui c'è una forte componente statistica, su un partizionamento preventivo della platea, della tipologia dei contribuenti e del tipo di fenomeno. Quindi vado velocemente a dare un'idea di quelle che sono le altre tecniche della data science che vengono utilizzate. La network analysis è un strumento molto importante in ambito fiscale, quindi abbiamo una piattaforma software per l'analisi di rete che ci consente di fare dei collegamenti tra i vari soggetti e navigare ed interrogare i soggetti sulla base quindi del loro collegamento, e stiamo lavorando sull'utilizzo congiunto di analisi di rete e machine learning, quindi sulla propagazione di indicatori di rischio con modelli predittivi, calcolati con modelli predittivi, e al contrario il calcolo di modelli predittivi sulla base di indicatori di rete. Text mining è un'altra attività, abbiamo anche molti dati strutturati, in particolare gli atti del registro, dalle quali attraverso tecniche statistiche di text mining cerchiamo di estrarre del valore. Prossimi passi, l'investimento che si sta facendo sui dati è uno degli elementi principali di innovazione del processo dell'agenzia dei prossimi anni. C'è un progetto in corso finanziato dalla Commissione europea nella direzione per il sostegno alle riforme strutturali, che si occupa proprio di introdurre soluzioni digitali estese a tutti gli ambiti dell'agenzia, quindi secondo un approccio tecnologico e organizzativo. E stiamo assumendo nuove competenze specifiche, quindi c'è un concorso in cui da cui insomma tireremo fuori 50 nuovi data funzionari specificamente data scientist. Quindi spero di aver velocemente, per quanto velocemente, rappresentato quello che è stato il percorso che stiamo facendo, che si è concentrato quindi sulla comprensione dei fenomeni e del contesto, quindi cercare di dare un valore che non fosse nel progetto mirabolante dimostrativo, quanto su un lavoro più profondo a livello culturale, proprio per la creazione di quel contesto multidisciplinare che ha le enormi competenze giuridico-amministrative che sono presenti nell'organizzazione, affianchi dei concetti di statistica e di cultura del dato in generale. E il nostro obiettivo non è semplicemente dire ok, usiamo il machine learning, ma usare il machine learning, l'intelligenza artificiale, in maniera ragionata e responsabile, in modo da dare dei benefici di efficienza e precisione all'agenzia, che poi si traducono in un beneficio a livello generale del pubblico generale, senza rinunciare alle tutele sulla protezione dei dati personali per i singoli contribuenti. Grazie Virgilito. Uno dei campi più delicati, questo di applicazione della data science, come lui ha più volte sottolineato. Ricordiamo a tutti che le agenzie nazionali sono particolarmente coinvolte nella tutela della privacy, per noi questo è un must,
e quindi che questo sfruttamento di giacimenti è però fatto con le dovute, come dire, con i dovuti metodi di protezione che i cittadini giustamente si aspettano. Ora, come dicevo all'inizio, la questione delle smart trusted smart statistics non è come dire, propria di un paese, ma in questo momento una questione che riguarda tutti gli istituti nazionali di statistica e riguarda Eurostat in particolare. E Eurostat, da Eurostat arriva il nostro prossimo relatore, Augustin Jack, e ci parla di una questione particolarmente strategica, io direi, in questo ambito, che è quella della comunicazione, un momento che può fare la differenza tra il trust e no trust. E quindi è particolarmente importante che ci sia un modo comune e condiviso di affrontare questa parte. Quindi la parola a Augustin Jack. Thank you, Ms. Burrata. Dear colleagues, ladies and gentlemen, thank you for inviting me to speak at your conference. Today, as Ms. Burrata said, I would like to bring another aspect of this very interesting session into consideration, which is communication. I would like to speak today about the work of the task force, ESS task force on strategic communication in the area of trusted smart statistics and privately held data. My presentation was prepared with the help of the chair of one of the subgroups of the task force, Mrs. Fierko-Strużewska, and I would like to thank her very quickly for her advice on this occasion. If I could go to the second slide, please. So as far as the structure of my presentation is concerned, I will start by briefly discussing the term privately held data and explaining in a few points why these data are important for the European statistical system and policymakers. I will then tell you about the creation of the Task Force on Strategic Communication and its work priorities last year when it was created and also this year, before focusing on the work of one of the subgroups. There are three subgroups of the task force, and one of them, the one that is of interest for us today, deals with communication around privately held data. And here I will speak about the focus of our work, the adopted approach, the deliverables, and the future points of interest for the future for the next couple of years. Thank you. We can move on to the next slide. So I would like to start by explaining the link between trusted smart statistics and privately held data, which was obviously mentioned in the past presentation of the first speaker. The term trusted smart statistics and Bucharest Memorandum were also mentioned. Maybe a quick word of explanation. I wanted to quote from it. In 2018, Directors General of the Statistical Institutes in Europe signed this memorandum, and in it they talked about the ongoing transformation of our society and economy by the digital technology and datification, so the world of data around us. In this memorandum, they also talked about the need to stay relevant and also of the need to integrate new data sources. So the term trusted smart statistics, as was explained, as I said earlier today, meant basically the production of official European statistics with the help of data from smart systems, and that to be done in a trusted and reliable way. As these data are primarily held by private enterprises and companies, we refer to them as privately held data. And as we know, they're not in full control, they're not in control of the European statistical system. The issue of communication around access to them has become very quickly one of the main issues for the European statistical system. And that's why
the task force. This is a background to where I move on with this. However, first, I would like to very quickly, if I could have the next slide, mention a couple of points about the private health data. So obviously, they are the data sets held by the private sector businesses and companies. They're often not available to the National Statistical Institutes and not available through government data collections. For this reason, the fact that they often miss can play a big role for the policy making at European, national, regional levels. So obviously, access to them is important. And I will now come very quickly to slide five and explain why these data that come from different providers, as you see here on the slide, they come from, it was mentioned, but I would just might as well mention a couple of them. Mobile phone operators, maybe it sticks out here, apart from retail outlets. Basically, these data are generated by census, as we know. They are cutting edge, so to speak, and traditional statistical methods do not always keep up with them. And the next slide, if I could have, I would like to explain or say a couple of words why these data are helping or are helpful for decision makers on the European level as much as at your national level. Obviously, the digital format of these data allows decision makers to have fast access to the latest figures across a whole range of sectors. These data are fresh, so they're up to date, which means that up to date information is always something which in official statistics plays a huge role, the issue of timeliness. And as we know, up to date information is crucial for monitoring the implementation of both regional, national, and EU European policies. On top of this, these data are not only easily accessible and up to date, but they're also plentiful. That means there is large amounts of them around us. And that means that without them, it would be difficult to do anything on a both national or European level. I mentioned here statistical modeling of economic, social, environmental phenomena, but many more. Dependencies are involved. Now, if I could move to the slide, I will slide seven, where I will I will come to the communication side of the topic and talk about the Task Force on Strategic Communication. This task force was established in last year, in February 2020. Following the endorsement by the European Statistical System Committee. The aim from the start was the idea to identify common communication challenges important for the whole of the ESS, European Statistical System, rather than nationally, and develop coordinated strategic communication approaches. What that means is obviously approaches going above and beyond the national communication strategies. 17 member states joined the task force together with Eurostat. And as it was created in February last year, and the first meeting was supposed to happen in March that year, unfortunately, as you can remember, it coincided with the first lockdown, COVID lockdown, and the physical meeting never took place. So in fact, throughout the past year and a half, or almost 2 years soon, all the work in the area of communication here, it took place virtually, and the participants of the task force never really got to meet each other, which posed additional, I would say, difficulty for work. If we could move now to next slide, thank you. I will now mention couple of points about the work program of the task force last year. Naturally, as you can imagine, communicating challenges posed by the COVID pandemic became the number one priority for the task force.
It was a very intensive period. The statistical institutes worked very closely together, and this resulted in the publication of a document about the communication challenges and strategic communication during the COVID crisis. This document was updated at the end of last year and has been published on the Eurostat website. However, this was not the only main communication topic that the task force dealt with last year. Others included numerous exchanges on communication practices related to the use of new data sources in DSS, providing input for the communication campaign on ESS peer reviews, and also advice for the high-level meeting on strategic communication, high-level meeting of heads of all statistical institutes, which was organized in Germany by the Statis last December. If we could now have the next slide, please. Thank you. Now, this year, the year started with the division of the task force in three subgroups. And as you can see on my slide, the three priorities defined by the members of the task force, three communication priorities for the ESS for this year, were drafting an overall ESS communication strategy, handling disinformation, and also a common approach and material for communication around privately held data. And this is the subgroup that I will focus on now. If we could move on to the next slide. Thank you. So as you see on the slide, the subgroup focused on three points. Maybe before I go into them, a quick word of explanation that the subgroup is chaired by Statistics Poland and has eight members. They are Germany, Greece, Hungary, Ireland, Lithuania, Slovenia, Poland, and Eurostat. And on this slide, you can see the main areas of focus from the very start of this year. They are general here. The three points I listed here are creation of key messages for target audiences, ESS-wide approach, and also putting together an inventory of partnerships, existing partnerships between statistical offices and private companies that hold data. If I could just ask you to move to the next slide. Thank you. So here I listed a number of points which were of importance to the group's members in terms of the work approach. So the group started with key messages that were to be communicated. It was important to make the communication package clear and comprehensible using the clear language. It had to be aimed at specific target groups. I will mention those in a minute. It was important to have a uniform visual identity and to make the messages translatable. So for instance, when we come up with a communication kit, it will be easily understandable in Italian as much as French or Spanish. Now, what you're seeing here is important because it's the very first time that European statistical system managed to discuss and put together a joint approach to communication issues. In this case, communication around private health data, which means that in starting next year, when this work is finalized, every statistical office will be able to fall back and use materials developed together with colleagues across the ESS. And this is why it's so important to us. If I could ask for the next slide, please. Thank you. Now, these are some of the messages in the communication package that will be that is going to be finalized in the next couple of weeks. You see that in this short overview that the subgroup focused on a number of issues, starting with the background, so setting the scene, explaining to readers, to our target audiences, why we need access to privately held data, then explaining how these data can help official statisticians, explaining the role of new data sources, and also stressing the importance of cooperation within the European statistical system in this area. Why is it that it's more important to speak with one voice throughout the ESS and have more
consistent message than developing our own approaches in different member states. And next slide, please. Now, in this slide, I will just very quickly like to show you some of the deliverables. So the results of the work of the subgroup, it was a very demanding year, as you can imagine. The group reviewed and adopted key messages for communication, targeted the specific audiences. It created an inventory of partnerships done across the ESS in the field of trust and trust statistics, so privately held data. And based on those key messages and insights from the inventory, the subgroup then focused on the development of the communication materials for three main key target audiences. And they are policymakers, private data holders, and citizens. The resulting communication package, and you can see here bullet point number four, it will be leaflets, slides, frequently asked questions, and different text for the websites. This communication packet will be submitted to the partnership group meeting in December this year, and then accepted to the and then sent to the meeting of the ESSC in February next year. Now I'm coming to my last slide, and a couple of points regarding the future of work. I think it's safe to say that the work of the strategic communication group will continue in the next couple of years. The value of working together in the area of communicating data has been stressed by a number of, basically by all participants in the task force. So it's safe to say that also in the area of communication around the privately held data, the work will continue. Here you have a couple of points. As I say, it will be very important next year to test the communication material and approach developed for the ESS, measure the impact of this communication and adjust it depending on changing situations, and also coordinate communication with legal and legislative developments in Europe. I would like to thank you for your attention. This was it. There's one more slide. Thank you very much. And thank you, Ms. Burata, for giving me the floor. Grazie, grazie davvero, dottor Augustiniak. La comunicazione, mi viene proprio spontaneo di dire che qui è l'ultima in ordine di presentazione, ma forse la prima in ordine di importanza, perché la comunicazione in questo ambito delle smart statistics deve rassicurare tutti sul fatto che gli istituti nazionali di statistica faranno il miglior lavoro possibile per arruolare queste fonti e farle diventare statistica ufficiale, perché da fonti di dati a sistemi di dati, come dire la filosofia delle smart statistics, a statistica ufficiale deve esserci un passaggio in cui la statistica ufficiale mantiene la sua indipendenza. E questo è fondamentale per noi, è fondamentale per il sistema statistico europeo. Queste fonti per lo più non sono governate dagli istituti nazionali di statistica, sono fonti che noi sfrutteremo e utilizzeremo per fornire un migliore, come dire, patrimonio informativo ai paesi, ma in molti casi sono fonti che nascono fuori dagli istituti nazionali di statistica, gestiti con motivazioni diverse e processi diversi, ma nel momento in cui la statistica ufficiale le gestisce, le elabora e poi le diffonde e le comunica, deve essere chiaro che questo processo è un processo di garanzia per noi, per tutti i cittadini. Io credo che quasi tutti gli istituti di statistica in Europa si stanno attrezzando per questo. Abbiamo già visto molti casi di statistiche sperimentali, sono anche pubblicate sul sito di Eurostat, perché sia chiaro, come dire, a tutti che è anche un lavoro comune. C'è moltissimo da fare, però è sicuramente un orizzonte di cui la statistica ufficiale si potrà avvalere al meglio e che porterà
a dare informazioni e risultati che oggi non abbiamo. Non è solo una questione di tempi, non è solo una questione anche di opportunità tecnologiche, è anche una questione di nuovi contenuti e nuove informazioni che al momento non abbiamo. Cioè si tratta proprio di estrarre, sono delle vere e proprie miniere, si tratta di estrarre informazione. Una volta si diceva dai dati all'informazione. Ecco, si tratta di estrarre informazione laddove c'è un giacimento che in quanto tale non necessariamente è tagliato per questo. E credo che già nelle esperienze che abbiamo visto, anche nel nostro istituto, penso ai programmi che abbiamo, che vi ha illustrato Alessandra Righi, una quantità di opportunità che potranno ampliare l'informazione statistica ufficiale anche su quei comportamenti, pensiamo ai social, su cui tipicamente ci sono molte informazioni frammentari. Il fatto che la statistica ufficiale le implementi nel proprio ambito darà a tutti l'opportunità di avvalersene e in una forma che è non ambigua e tutelata. Noi diciamo from the beginning, dall'inizio. Quindi questo è un processo che andrà avanti, che crescerà e su cui è particolarmente importante che il sistema statistico europeo marci allo stesso ritmo e si dia strumenti comuni, perché naturalmente questo tipo di informazione è un'informazione che oltrepassa anche le frontiere, quindi anche qui ci dobbiamo porre un problema di sfruttamento di qualche cosa che va al di là degli stati nazionali e su cui però il sistema statistico europeo avrà una propria disciplina e mi verrebbe da dire una propria etica. Io ringrazio tutti i relatori, i collaboratori, dietro questo lavoro c'è molta preparazione, ringrazio veramente tutti. E ringrazio i nostri ascoltatori, non so quanti saranno, e auguro buona conferenza a tutti. Grazie.